Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video sul nostro canale YouTube. Oggi faremo un video confronto e vedremo appunto il confronto tra il nuovissimo passeggino Now di Inglesina e il vostro super amato Quid 2, sempre di Inglesina. In questo video mettiamo a confronto due dei passeggini più richiesti e quindi, come vi ho già anticipato, il nuovissimo passeggino Now è uno dei passeggini più amati di Inglesina e dei più venduti, cioè il nostro passeggino Quid. Così andremo insieme a vedere quali sono le caratteristiche di uno e dell'altro e appunto vedremo le differenze. Come sempre, però, prima di andare più nel dettaglio, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare la campanella delle notifiche per ricevere un piccolo avviso ogni volta che pubblichiamo un nuovo video e che mettiamo a vostra disposizione un codice sconto per l'acquisto dei prodotti che vi mostriamo e che trovate tutti disponibili sul nostro shop online www.casababy.it. Come sempre, essendo questo un video confronto, non troverete come sempre alla fine il codice sconto, ma lo troverete all'interno dei video specifici che abbiamo dedicato a questi due modelli. Come sempre, però, non vi preoccupate, giù nell'info box vi lascio direttamente i link per trovare più facilmente il video che abbiamo realizzato per Quid 2 e il video che abbiamo realizzato per il nostro passeggino Inglesina. Le Now. colorazioni che vi presentiamo in questo video sono la nuovissima Splash Blue per quanto riguarda il nostro Inglesina Now, mentre la super amata Elephant Grey per quanto riguarda invece il nostro passeggino Inglesina Quid 2. Ma adesso partiamo come sempre dal maniglione e dalle cappottine e andiamo a vedere in cosa si assomigliano e si differenziano i nostri due modelli. Vi ho girato i passeggini così dovrebbe essere tutto più semplice appunto nel confronto. Come sempre partiamo dai nostri maniglioni, come vedete in entrambi i casi abbiamo maniglioni uniti con in posizione centrale i pulsantini per la chiusura del telaio. Entrambi i modelli hanno il maniglione foderato in ecopelle. Come vedete, il nostro Inglesina Now ha il maniglione che risulta qualche millimetro più alto rispetto a quello di Quid. Non so se riuscite a vedere, ma è davvero una cosa super, super minima. Anche perché, come vedete, cambia leggermente la curvatura del maniglione. Qui va a curvare un pochettino più largo, qui invece curva un pochettino più stretto. Poi, la prima cosa che vi faccio vedere è che su entrambi i passeggini, come vedete, abbiamo la nostra aletta con retina che ci permette di andare a vedere il nostro bimbo una volta posizionato all'interno della seduta. Su Quid rimane leggermente più ampia e si va a chiudere, vedete, con il velcro. Invece sul nostro passeggino Now non si chiude, semplicemente si va ad adagiare sulla stoffa sottostante. Entrambe le nostre cappottine sono trattate con UPF 50+ per la protezione dai raggi solari ed entrambe hanno, come vedete, le famose alette che si possono estendere o che si possono ripiegare appunto all'interno della cappottina stessa. In più abbiamo sempre su entrambi i modelli la possibilità di andare ad allungare ulteriormente l'estensione della cappottina tramite l'utilizzo di una semplice zip. Ecco qua, così riuscite anche a vedere quanto si vanno ad abbassare le cappottine. Ve le faccio vedere anche nella parte anteriore. Come vedete, adesso non so se si vede da quella prospettiva, la cappottina di Quid è leggermente più larga rispetto alla cappottina di Now. Voilà. Entrambe però hanno una bella estensione e vanno a coprire alla perfezione la nostra seduta, sia che sia appunto con lo schienale così sollevato, sia con lo schienale reclinato. Ma adesso andiamo insieme a vedere quali sono le caratteristiche delle nostre due sedute. Ed ecco qua le nostre sedute. Secondo me già a occhio riuscite a vedere delle differenze. Infatti, come potete vedere, lo schienale del nuovissimo passeggino Now rimane leggermente più alto rispetto al nostro passeggino Quid 2.
La larghezza è la stessa su entrambi i modelli e anche la profondità e la larghezza della seduta, perché per quanto riguarda, per esempio, la seduta, quindi senza contare l'estensione del poggiapiedi del nostro passeggino Now, è 1 cm più corta rispetto alla sola seduta del nostro quid, però Now ha il poggiapiedi 1 cm più lungo e quindi va a recuperare il centimetro che mancava in precedenza. Quindi alla fine anche la profondità e la larghezza della seduta sono equiparabili sia su Now che sul nostro Quid 2. Cambia però qualcosa per quanto riguarda le cinture, e chi ha già visto il video dedicato al passeggino Now sa già di cosa sto parlando. Infatti, sul nostro passeggino Quid abbiamo le nostre classiche cinture di sicurezza a 5 punti con spallacci e spartigambe imbottito. Per l'apertura basta premere il pulsantino centrale e poi possiamo andare a separare, vedete, la nostra cintura che passa sulle spalle da quella che passa intorno alla vita, andarla a regolare singolarmente. Poi per andare a chiudere, vedete, le dobbiamo nuovamente unire e poi possiamo andare a chiudere, vedete, le cinture del nostro passeggino. Per quanto riguarda invece il passeggino Now, abbiamo, come vi dicevo, una chiusura un po' diversa, per il semplice fatto che le nostre cinture sono tutte completamente separate. Quindi vedete, a differenza del Quid 2, che ha le cinture che si agganciano, delle le cinture che passano sulle spalle, che si agganciano alle cinture che passano intorno alla vita, in questo caso sono completamente separate. Quindi potete andare a scegliere voi come agganciarle all'interno del vostro passeggino. Cioè, se volete agganciare solamente le cinture che passano intorno alla vita, lo potete fare. Se volete agganciare solo quelle che passano sulle spalle, lo potete fare. E quindi le potete andare a regolare come preferite. Ogni cintura ha il suo spazio per l'apertura e la chiusura. Quindi anche questa è una novità inserita da Inglesina su questo passeggino, perché lo sappiamo che il 99% dei passeggini che abbiamo visto nei video precedenti ha questo tipo di chiusura, quindi con la cintura che passa sulle spalle che si aggancia alla cintura che passa intorno alla vita. In entrambi i modelli troviamo il poggiapiedi regolabile, abbiamo semplicemente delle alette sotto da poter premere e andare, vedete, a regolare, e su entrambi abbiamo il nostro davantino di protezione, anche questo foderato in ecopelle con il nostro logo Inglesina. Su entrambi i modelli possiamo andarlo a rimuovere premendo i pulsantini. Vedete che il davantino è snodato, quindi potete scegliere se andare a sganciarlo semplicemente da un lato o andarlo ad aprire da entrambi. Vi faccio vedere anche su Quid 2. Anche in questo caso abbiamo un pulsantino sotto. Qui vedete è un sistema di aggancio differente, però abbiamo sempre il nostro snodo, quindi potete scegliere voi appunto come andarlo a posizionare, davvero super super comodo. Un'altra cosa che volevo sottolineare è il fatto che il nostro, forse visto da così, non so se si vede meglio, il nostro passeggino Now ha la seduta leggermente più alta da terra rispetto al nostro Quid, perché qui sono 46 centimetri da terra, se non ricordo male, qui qualcosina in meno. Quindi anche questa, visto che ogni tanto mi chiedete quanto sono alte le sedute da terra, vado a sottolineare che il nostro passeggino Quid ha la seduta leggermente più bassa rispetto al nostro passeggino Now. Vi faccio ancora vedere la reclinazione degli schienali per entrambi i modelli, perché appunto entrambi i passeggini di Inglesina sono dotati di schienale reclinabile tramite coulisse. Vedete, abbiamo semplicemente questo pulsantino da premere e possiamo andare ad abbassare completamente gli schienali dei nostri passeggini. Ve li faccio vedere anche con la cappottina completamente stesa, così vi rendete conto di quanto vada a coprire la cappottina anche con lo schienale completamente reclinato. La posizione nanna è davvero comoda su entrambi i passeggini. Ve la faccio vedere anche frontalmente, così avete la prospettiva completa.
Solleviamo le cappottine così riuscite a vedere bene lo schienale reclinato anche da davanti. Ecco qui. Sono davvero super super confortevoli, tant'è che potreste utilizzare questi passeggini fin dalla nascita. Per andare a sollevare nuovamente i nostri schienali, basta tirare su la nostra culisse. Ovviamente ci sono poi tutte le posizioni intermedie, potete scegliere voi dove andare a bloccare il vostro schienale in base a quelle che sono le vostre esigenze. Ma adesso andiamo a vedere insieme quali sono le caratteristiche del telaio, delle ruote e degli ammortizzatori. La prima cosa che andiamo a vedere insieme sono i pesi. Il nostro passeggino Now Inglesina pesa 7,2 kg, mentre il nostro Inglesina Quid 2 pesa solo 5,9 kg. Continua ad essere uno dei passeggini più leggeri che abbiamo in gamma. Ed entrambi hanno un telaio omologato per essere utilizzato fino a 22 kg del vostro bambino. Quindi ormai, come sapete, quasi tutti i passeggini hanno l'omologazione fino a 22 kg, in modo che possiate sfruttarli fino a 3-4 anni del vostro bambino. Passiamo adesso, come sempre, a vedere i nostri cestelli portaoggetti. Allora, salta subito all'occhio il fatto che il cestello portaoggetti del nostro Now sia davvero super super grande rispetto a quello invece del nostro Quid. Quid ha un cestello portaoggetti un po' più piccolino, comunque capiente, ma un pochettino più piccolo rispetto a quello del nostro passeggino Now. Entrambi hanno, come vedete, un sistema di freno a pedale che ci permette, appunto premendo il pedalino, di andare a bloccare le ruote. Stessa cosa per quanto riguarda il nostro Quid. Per andare a sbloccare su Quid andiamo a premere da sopra il nostro pedalino, mentre per quanto riguarda Now andiamo a sollevarlo da sotto. E come vedete, su entrambi i modelli abbiamo sbloccato le nostre ruote. Mentre siamo appunto con i passeggini girati in questo modo, volevo ancora farvi vedere quanto sono ammortizzate le ruote posteriori di entrambi i modelli. Quindi andiamo a vedere le ruote posteriori del nostro passeggino Now. Vedete che hanno dei bei ammortizzatori e guardiamo anche quelle del nostro Quid. Se riesco a prenderlo, ecco qui. Questi sono gli ammortizzatori di Quid. Come vedete, il nostro Now ha un'ammortizzazione più morbida sulle ruote posteriori. E come vedete, c'è anche una differenza nella forma e nella misura, nello spessore delle ruote stesse. Innanzitutto, come vedete, le nostre ruote del Quid sono lisce, mentre il nostro passeggino Now, come vedete, ha delle scanalature sulle ruote, appunto gli permettono di affrontare qualsiasi tipo di terreno. E anche a livello di spessore, la ruota del nostro passeggino Now è più spessa rispetto a quella del passeggino Quid. Su entrambi i modelli potete andare a rimuovere le ruote posteriori per la pulizia, quindi nel caso di Now dovete premere questo pulsantino, mentre nel caso di Quid lo vedete sbucare qua in metallo. Quindi anche in questo caso super super semplici. Giriamo i passeggini e andiamo a vedere la stessa cosa anche sulle ruote anteriori. Anche qui, come vedete, sul nostro passeggino Quid abbiamo ruote anteriori lisce, mentre sono con la scanalatura le ruote del nostro Now, e anche in questo caso le ruote di Now sono più spesse rispetto a quelle di Quid. Vedete? Davvero super super carine su entrambi i modelli. Le ruote del passeggino Now, quelle anteriori, non possono essere bloccate, quindi hanno sempre il movimento piroettante a 360 gradi, mentre quelle del nostro passeggino Quid si possono bloccare, vedete, tramite questa levetta, questo pulsantino che voi potete andare ad abbassare e bloccate quindi il movimento della ruota.
se l'ho andata a sollevare, è tornata ad avere la ruota piruettante. Quindi in questo caso con Quid 2 potete andare a scegliere, con Now invece avete sempre la ruota piruettante. Su entrambi i modelli le ruote anteriori si possono andare a sganciare per la pulizia. Allora, per quanto riguarda il nostro passeggino Now, avete i pulsantini qua dietro. Eccolo qui, si vede comunque bene anche nel video che abbiamo realizzato proprio nello specifico per il passeggino, mentre per quanto riguarda il nostro Quid 2 li trovate posizionati qua sotto il poggiapiedi, quindi anche in questo caso le ruote le potete andare a rimuovere, pulire e passare un pochettino di svitol. Un'operazione super super veloce, ma che vi garantisce sempre il corretto movimento della ruota sul terreno. Adesso non ci resta che andare a vedere la chiusura di entrambi i modelli. La chiusura, secondo me, è uno di quei punti in cui vedremo la differenza principale fra i due modelli. Allora, partiamo dal nostro Quid 2 che ormai conoscete tutti, quindi sapete perfettamente come si chiude. Andiamo a premere i nostri pulsantini al centro del nostro maniglione e poi semplicemente andiamo ad accompagnare, vedete, il nostro quid nella chiusura. Come sempre vi ricordo che il nostro quid poggia su un cavalletto che trovate qui, che dovete andare a posizionare voi, perché sennò appunto lui non sta in piedi da solo. Quindi, come vi abbiamo fatto vedere nel video dedicato a Quid 2, andate a girare il vostro cavalletto, lo andate a posizionare. Ve ne dimenticate, ogni volta che andate a chiudere il vostro telaio Quid 2, avrete sempre il telaio che sta in piedi da solo. Come vedete, questo è l'ingombro del nostro Quid 2, è davvero una delle chiusure più compatte che abbiamo al momento nella nostra gamma passeggini, tant'è che Quid 2 ha le misure necessarie per essere trasportato come bagaglio a mano per chi di voi prende l'aereo. E vi ricordo anche che Quid 2 è dotato di maniglia per il trasporto, quindi sul lato trovate anche la vostra maniglia per poter bilanciare al meglio il peso del vostro passeggino e poterlo trasportare senza alcuna fatica. Lo lascio magari girato in questa posizione, così dovremmo riuscire ad avere lo spazio per chiudere il nostro Now, che invece ha la nuovissima chiusura automatica che appunto Inglesina ha introdotto per la prima volta su questo passeggino. Quindi in questo caso dobbiamo semplicemente andare a premere anche qui i nostri pulsantini e lui si chiude praticamente da solo. Quindi non ci dobbiamo chinare, non dobbiamo fare assolutamente nulla che non sia andare a premere i pulsantini necessari alla chiusura. Questo è l'ingombro del nostro passeggino Now una volta chiuso. Ve li faccio vedere entrambi di lato, così riuscite a vedere anche lo spessore dell'uno e dell'altro. Vi ricordo che nel caso in cui vogliate andare a recuperare un po' di spazio, potete anche andare a rimuovere i davantini. Vi faccio vedere anche l'ingombro cioè senza il davantino. Tant'è che Inglesina vi mette davvero a portata di mano i pulsanti per andare a togliere i davantini, così è una cosa che potete fare davvero in 3 secondi. E come vedete il telaio occupa subito meno spazio. Magari ve li giro anche da così, che non so se ve li ho fatti vedere prima, girati in questo verso, così riuscite a vedere bene quali sono le differenze. Per quanto riguarda invece le aperture, anche in questo caso super semplice, il nostro passeggino Quid 2 non ha alcun sistema di blocco per quanto riguarda la chiusura del telaio, quindi dobbiamo semplicemente andarlo ad aprire in questo modo e accompagnarlo. Mentre il nostro passeggino Now ha un sistema di blocco laterale, quindi dobbiamo andare a sollevare questa levetta, voilà, e poi anche qui andiamo semplicemente ad accompagnare il passeggino nell'apertura, che è davvero super super comoda. Quindi, come avete visto, in questo caso abbiamo una chiusura automatica, premiamo i pulsanti e si chiude da solo,
In questo caso invece dobbiamo andare ad accompagnare il nostro telaio nella chiusura. Ve li faccio rivedere alla veloce, così ripassiamo un secondo. Questa è la chiusura del nostro passeggino quid, voilà, che si apre semplicemente, visto che non ha alcun sistema di blocco, andando ad aprirlo in questo modo. Voilà. Il nostro passeggino now invece ha la chiusura automatica. E poi per andare ad aprire dobbiamo sbloccare questo sistema, questa sicurezza laterale. Ecco qua. L'ultimo step che dobbiamo affrontare per questo confronto fra il nostro inglesina now e il nostro inglesina quid 2 è quello riguardante gli accessori. Infatti andiamo adesso a vedere quali sono gli accessori inclusi oppure opzionali per quanto riguarda i nostri passeggini. L'unico accessorio incluso all'interno del pacchetto, appunto, del passeggino ce l'ha il nostro Quid 2 ed è il parapioggia. Quindi il nostro Quid 2, nel momento in cui lo andate ad acquistare, vi arriva già dotato di parapioggia. Per quanto riguarda invece il nostro passeggino Now, non sono inclusi all'interno del pacchetto accessori, quindi quando vi arriva solo il passeggino. Però sono comunque disponibili accessori opzionali che voi potete andare ad acquistare per appunto andare a completare il vostro passeggino. Per esempio, anche per quanto riguarda il nostro Now è possibile andare ad acquistare il parapioggia. Per entrambi i modelli sono ovviamente disponibili le borse nel caso in cui vogliate andare ad abbinarle. Sono disponibili i materassini riduttore, come vi dicevo. Volendo, questi passeggini possono essere utilizzati fin dalla nascita, quindi in quel caso si suggerisce l'utilizzo di un materassino riduttore che infatti Inglesina va a creare specifico per i suoi passeggini. Si possono andare ad acquistare per questo periodo estivo le fodere in cotone, che quindi mantengono comunque sempre pulita la stoffa del vostro passeggino e fanno sudare anche meno il vostro bambino. Per quanto riguarda il periodo invernale, invece, volendo, potreste andare ad acquistare i sacchi da poter inserire all'interno del vostro passeggino in modo che tengano al caldo il vostro bimbo. E per quanto riguarda il trasporto, sia per il nostro Quid 2 sia per il nostro passeggino Now, sono disponibili delle sacche che vi permettono di andare a riporre il vostro passeggino, evitando così che si vada accidentalmente a sporcare la stoffa durante il trasporto, se magari vi spostate in treno, con l'aereo o quant'altro. Quindi direi che anche se appunto solo il nostro, l'unico accessorio diciamo incluso è quello, è il parapioggia con il nostro passeggino Quid, Inglesina vi dà comunque la possibilità di andare a completare al meglio i vostri passeggini, mettendo a disposizione davvero un numero illimitato di accessori che voi potete scegliere se acquistare oppure no per andare a completare il vostro passeggino. Come vi dicevo già all'inizio del nostro video, non troverete adesso un codice sconto per l'acquisto di questi prodotti perché ve lo abbiamo già lasciato nei video che abbiamo realizzato specifici per Quid 2 e per il nostro Inglesina Now. Come sempre vi lascio giù nell'info box i link per trovare i video più facilmente, così se siete interessati all'acquisto di un prodotto piuttosto che un altro potete andare ad inserire sul nostro shop online www.casababy.it il codice sconto di vostro interesse. E vi ricordo anche che sempre nella scheda prodotto che trovate sul nostro shop online trovate, oltre alla descrizione dettagliata appunto delle caratteristiche dei nostri passeggini, trovate anche l'elenco di tutti quelli che sono gli accessori inclusi oppure no all'interno dei vostri passeggini. Come sempre giù nell'info box vi lascio anche i link per trovare più facilmente sul nostro shop online i due modelli di passeggino e tutti i link per trovarci sui nostri canali social, così se vi fa piacere potete seguirci anche lì. Mi raccomando, noi vi aspettiamo. Se avete ulteriori domande in merito a questi due modelli non esitate a farcele giù nei commenti, noi cercheremo di rispondervi quanto prima. E direi che per questo video è tutto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!